Il lavoro, facile a dirsi, è una parola così secca, pianeggiante, che anche i bambini imparano subito ed usano per scopi più o meno ludici. Anch'io tempo fa usavo questa parola nella stessa maniera, ma poi, crescendo, ho imparato che lavoro non è un vocabolo così piatto e banale come credevo. Infatti questa parola racchiude un concetto immenso, addirittura un mondo, il famoso mondo del lavoro. Da quella scoperta è ormai passato un sacco di tempo e di lavori da allora ne ho cambiati tantissimi, leciti e meno leciti, ma che potessero farmi arrivare alla fine del mese con un minimo di tranquillità economica. Ho fatto di tutto, dal lavoro più umile a quello più specializzato, ma non ho mai trovato un lavoro di cui potevo essere veramente soddisfatto e che mi garantisse quella tranquillità economica che cercavo. Ma per fortuna siamo in Italia. Un paese che offre una possibilità incredibile di realizzare i propri sogni. Alle elezioni, centinaia di persone vengono scelte da noi con un unico scopo: farci un favore in cambio del nostro voto. Il periodo migliore è sicuramente quello preelettorale, quando tutti i politici si ricordano della nostra esistenza e ci promettono tutto ciò che vogliamo in cambio di una misera, insignificante promessa di voto. Era il momento e bisognava agire. Avanti! Buongiorno! Ah, buongiorno, caro... Si accomodi, caro signor Rossi. Certo, certo, mi trovo benissimo di lì. Noi ci ricordiamo sempre dei nostri elettori. Mi dica, cosa l'ha spinta a farci questa gradita visita? Io ho bisogno di portare lavoro. Certo, certo, capisco. Noi del Partito della Patata diamo sempre una mano ai nostri elettori. Perché lei è un nostro elettore, vero, signor... Rossi. Ah, Rossi, Rossi, certo, come non mi ricordo. Lei è un nostro elettore, vero? Sì, sì. Ah, e allora non c'è nessun problema, signor Verdi. Rossi! Ah, sì, appunto. Ma per noi è un grosso sacrificio trovare un posto fisso. Ma sarebbe disposto in cambio a farci piccolo favore? Io sono disposto a tutto. Ah, bravo, così mi piace. Determinato. Lei vuole un posto fisso e lo avrà. Però deve farci un piccolo favore. Si ricorda di quella discussione. Riuscii a raggiungere un ottimo compromesso. Io avrei aiutato il partito e il partito mi avrebbe garantito un posto fisso, che per almeno 3 anni mi avrebbe permesso di vivere bene con il minimo sforzo. Dovevo fare un piccolo favore al partito, nulla che mi impegnasse troppo tempo. Il mio piccolo favore consisteva nel favorire l'elezione di alcuni candidati a discapito di altri. Un lavoretto da nulla, semplice ed anche divertente, ma... Il destino volle che finissi in galera. In fin dei conti, il mio amico politico non aveva visto male. Lui mi aveva promesso un posto fisso per 3 anni, ed io fui condannato quasi a 3 anni e mezzo. E quello era veramente un posto fisso, se non era fisso quello. Fu in carcere che sviluppai una personale teoria. Noi non vogliamo un lavoro, noi vogliamo mangiare, che è diverso. Se poi per farlo siamo costretti a lavorare, pazienza. Comunque io non potevo lamentarmi di nulla. Avrei mangiato per 3 anni e mezzo senza che facessi alcuno sforzo. Avevo tutto quello che mi serviva. Da mangiare in abbondanza, da bere senza alcuna limitazione, tanto tempo libero da dedicare ai miei passatempi preferiti, un sacco di amici con i quali chiacchierare e passare delle ore in allegria. Che cosa avrei potuto pretendere di più? Forse ho tralasciato qualcosa che forse sarebbe stato meglio non avere. Il sesso.